Ogni epoca ha i miti che si merita e i follower di conseguenza, parola di poeta. Oggi parliamo di Dante, film del 2022 per la regia di Pupi Avati, e questo è Cinerolla Podcast. Quella su Dante Alighieri è anche l'ultima fatica letteraria di Pupi Avati, regista bolognese, classe 1938, che con il suo L'alta fantasia e il viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante anticipa su carta i temi del film, quello che si appresta a girare, trovando per lui un modo più congeniale, forse più naturale, per raccontare un punto di vista inedito su Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio e il 300 italiano. Nel 1350 la città di Firenze concede il perdono postumo a Dante Alighieri. A Giovanni Boccaccio viene affidato il compito di consegnare alla figlia, ormai diventata Sor Beatrice, la somma di 10 fiorini d'oro, quale risarcimento per l'esilio ed i torti subiti. Inizia così il viaggio, un pellegrinaggio quasi religioso, che porterà Boccaccio sulle orme del sommo poeta, ricostruendone la vita da quando, giovinetto orfano di madre, conoscerà il grande amore della sua vita, Beatrice Portinari, fino alla morte, che lo coglierà a Ravenna nel settembre del 1321. Il compito si rivelerà assai arduo per il prosatore di Certaldo, che, ricalcando la vita di colui che considera suo maestro, ne rivivrà i dolori e le lacerazioni dell'anima, ultimando la sua missione e riuscendo alla fine a giungere al significato. C'è secondo me un grande equivoco dietro questo film, di cui anche a causa del titolo si sono fuorviati scopi ed intenzioni. La pellicola è assai marginalmente incentrata sulla vita di Dante, di cui non fa, perché alla fine poco gli interessa, una presentazione biografica o bibliografica. Non racconta la vita, se non per sommi capi, né l'opera, di cui sono presenti riferimenti assai noti, quasi pop, e più di ogni altra cosa si tiene lontana dalla Divina Commedia, a cui si fa un riferimento solo circostanziale. Il Dante di Pupi Avati non è un fine, ma un mezzo, una strada da percorrere, ed il vero viaggiatore è Giovanni Boccaccio, interpretato da un intenso Sergio Castellitto, che nutre un sentimento di amore e riconoscenza verso colui che gli ha insegnato ad amare la poesia e con la poesia gli ha insegnato ad amare ogni altra cosa. Il personaggio di Boccaccio è assai lontano dallo stereotipo dell'autore del Decameron. È stanco, acciaccato, sudicio, scabbioso, è circondato dall'eco degli effluvi della peste del 1348, ha una missione di cui avverte il peso, una sorta di premonizione di quanto valore avrà per la storia. Riabilitare il nome di quel Dante che fino all'ultimo respiro non ha fatto altro che sperare di far ritorno nella sua Firenze, scrivendo con rabbia estatica i versi della commedia ad un solo ed unico scopo: farsi incoronare poeta in Santa Croce. Tutto questo, va tenuto bene a mente, è da contestualizzare nella metà del 1300, ed il film così lo presenta, come una serie di affreschi che raccontano la storia di uomini e vicende che hanno sì Dante come protagonista, ma anche come ingombrante pretesto. Una magnifica e fredda fotografia ad opera di Cesare Bastelli, già collaboratore di Avati ai tempi di Magnificat, siamo nell'anno 1993, immerge le scene in una luce tiepida e sfumata che pare essere perennemente riflessa dalla pietra chiara. Ed il 300, in quanto colpo di coda del Medioevo, non è rappresentato in maniera edulcorata. È cupo, superstizioso, rituale, iconografico. Tutte le dinamiche, forse con una punta di manierismo, sono rappresentate in una coreografia minimalista che aiuta, forse, a rappresentare al meglio l'idea del secolo che è culla del Rinascimento.
ma se Avati tratta con classe e distacco gli ambienti diurni, è nell'onirico che dà il meglio di sé. È forte la componente horror nel regista bolognese, papà de La casa delle finestre che ridono, L'arcano incantatore e Il signor diavolo. Le scene che parlano di morte, tutte, sono una fedele rappresentazione traumatica infantile. Le scene oniriche, due punti. Quella ispirata dalle rime ai fedeli d'amore, tratte dalla Vita Nova, dove Beatrice, interpretata da Carlotta Gamba, è seminuda, avvolta in un drappo porpora, tenuta in braccio da una figura incappucciata, mentre mangia il cuore di Dante, è la misura di quanto sarebbe potuto essere e non è stato. Il difetto del film, forse, è una mancanza di coraggio o di chiarezza di intenti, che dimostra di avere tutte le potenzialità, ma lo scarso interesse nel perseguirle. Se Carlotta Gamba è perfetta per bellezza, grazia e soprattutto per i colori, Alessandro Sperduti è un Dante di poche parole, quasi muto, che si esprime solo quando deve e comunque quasi esclusivamente in versi. È una bomba di rancore pronta ad esplodere, come se fosse sempre nel posto sbagliato, al momento sbagliato, e questo, paradossalmente, è il ritratto fedele del poeta. Castellitto, purtroppo e per fortuna, è l'ingombrante perno intorno a cui gira tutto, riesce a dare spessore ed evoca, nelle rappresentazioni di fatti noti per lo più agli addetti ai lavori, aspetti di Giovanni Boccaccio che non andrebbero valutati nell'ottica della subalternità a Dante. Questo un altro difetto del film, un atteggiamento geloso e carbonaro verso i fatti, che pur essendo riportati non vengono descritti, restando alla stregua di colti riferimenti che coglieranno in pochi. Comunque la pellicola riesce a restituire la poesia necessaria, che è racchiusa nel senso di riconoscenza nei confronti del sommo poeta, considerato come un padre universale e da cui si deve tutto. Il gioco metanarrativo è evidente, Avati si immedesima completamente in Giovanni Boccaccio e ciò si palesa nella sua interezza quando Boccaccio stesso ammette di non riuscire ad immaginare Dante se non ragazzo e lo stesso fa Avati. Lo spirito del film è tutto nell'ultimo struggente dialogo con Suor Beatrice, interpretata da Valeria Dobbici. Non potendo incontrare Dante, Boccaccio si accontenta di aver trovato tutto ciò che di lui resta in vita, potendo toccare i ricordi di prima mano del maestro, di colui che conosceva il vero nome di tutte le stelle. Opera intima e commovente, forse troppo poco ambiziosa, di Pupi Avati, contemporaneamente vittima di snobismo e rozzezza culturale. 4 ciacchini per una storia che parla di poesia e riconoscenza, della ricerca del fine ultimo che dura quanto una vita intera. Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Vi ricordo che Cinerolla Podcast torna ogni martedì e giovedì con una nuova recensione su Spotify, YouTube e tutte le principali piattaforme dalle ore 14. E ogni domenica alle 8 c'è l'appuntamento settimanale con il Pod di Rotten. Restiamo in contatto usando Telegram, Instagram, Facebook e tutto il cucuzzaro. Trovate i link nei rispettivi info box. Dal vostro Cristiano Dalia Nera per oggi è tutto, vi raccomando di non fare nulla che io non farei e ci sentiamo presto prestissimo, un abbraccio forte!